Buongiorno, buon venerdì. Iniziamo insieme la nostra mattinata con l'appuntamento dedicato alla bellezza e anche al benessere. Lo facciamo in compagnia di una ospite speciale. Piacere di avere qui in studio Rossella Giaquinto, titolare dell'Istituto di Bellezza Nausicaa. Buongiorno Rossella, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a te Mario e a tutto il pubblico mattutino. Dunque, con te oggi Rossella, è piacere di parlare di benessere, di salute, ma soprattutto di questi aspetti, perché hai avuto l'intuizione di unire tre elementi importanti, fondamentali per il raggiungimento della bellezza e del benessere attraverso la bellezza, lo sport, ma anche il buon gusto. In che maniera? Lo diciamo immediatamente al nostro pubblico da casa, perché ci sarà un evento speciale che coinvolgerà eccellenze del territorio come l'ex procuratore Gian Domenico Lepore, il pizzaiolo Sorbillo, Gino Sorbillo, ma anche il maestro Gianni Maddaloni. Tutto questo il prossimo 25 maggio. Sì, esatto. Bellezza, sport e buon gusto, va bene, quindi si uniscono per dare vita a questo evento, a questo piccolo momento grazie al quale sarà possibile presentare le vitamine della bellezza, che come abbiamo anche già fatto in passato, le vitamine della bellezza fanno bene alla pelle, fanno benissimo alla salute della nostra pelle, ma fanno anche tanto bene al cuore, perché già 3 anni fa, quando ci siamo lanciati sul mercato con questo nuovo prodotto, abbiamo dedicato una parte della vendita delle prime 100 scatole alla Stargiuto di Gianni Maddaloni, che spesso sosteniamo. E durante questo periodo di lockdown abbiamo un po' anticipato i tempi di restyling delle vitamine, avevamo già immaginato di cambiare qualcosa, perché è giusto dare delle innovazioni ai prodotti, ne parliamo spesso che l'innovazione e la tecnologia la troviamo anche all'interno dei prodotti, l'estetica va avanti tanto quanto può andare avanti la tecnologia, quindi era importante dare un'innovazione e un segno forte anche a questo prodotto, che è andato benissimo, che le persone ci richiedono veramente con tanto. Parliamo di vitamina, eccola qua, l'abbiamo tra l'altro anche qui, possiamo mostrare al nostro pubblico la nuova vitamina E, da presentare con tutte le sue caratteristiche, gli eccipienti che sicuramente fanno bene al nostro organismo, ma soprattutto con tutte le novità che oggi puoi presentarci, Rossella. Ecco, ma prima di tutto spieghiamo che cos'è la vitamina E, ma soprattutto perché è così importante per il nostro organismo. La vitamina E è una vitamina che nasce dall'estratto della frutta secca, è un potente antiossidante e combatte contro l'invecchiamento procurato dalla proliferazione dei radicali liberi, va bene, che appunto nascono nella prima parte sotto il nostro tessuto. I radicali liberi purtroppo combattono contro di noi, va bene, quindi noi dobbiamo fare qualcosa per andare contro l'invecchiamento causato dai radicali liberi, e l'antiossidazione per eccellenza è quello che più ci può aiutare nella prima fase, va bene, come primo step, esatto. Ecco perché la vitamina E è un forte antiossidante e quindi va utilizzato come primo step per aiutare poi, e procedere poi con altri con prodotti, esatto. Ma la vitamina E è una vitamina che io dico spesso della bellezza per eccellenza, perché è una vitamina che va bene per tutti, per tutte le fasce di età, dalle giovanissime alle signore più adulte. Quindi è un prodotto che va bene a chiunque, non fa male, perché è un olio, è un estratto vegetale che unito ad altri oli vegetali viene con un leggero massaggio, va bene, iniettato nella nostra pelle. Voi l'avete rivisitata? E noi l'abbiamo rivisitata. In che modo? L'abbiamo rivisitata potenziando l'azione antiossidante con il coenzima Q10. Il coenzima Q10 è una vitamina che noi abbiamo in natura, ma che nel tempo purtroppo si consuma consumandosi noi perdiamo quel potere brillante che vive il nostro viso, va bene? Quindi il coenzima Q10 aiuterà non solo a migliorare il potere antiossidante della vitamina E, ma lavorerà anche un pochino sulla prevenzione dell'anti-age, e per chi già dovesse
aver presentato delle prime rughe riuscirà a lavorare anche in questo senso. Non solo abbiamo migliorato gli oli con un effetto soft focus. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi mettiamo la nostra vitamina e la luce naturale o quella artificiale lavorerà, va bene, in qualche modo sul nostro viso, l'effetto che noi daremo a chi ci guarda sarà un effetto molto luminoso, di gran lunga luminoso rispetto a quelle che avevamo prima. Come possiamo prendere la vitamina E? Cioè, possiamo fare, fa parte della nostra skin care quotidiana mattina e sera? Sì, possiamo utilizzarla sia la mattina che la sera. È un prodotto che non dà fotosensibilità, quindi tranquillamente la possiamo usare la mattina, anzi ci dà anche una sorta di protezione. Ma la possiamo usare anche la sera, perché sappiamo bene che il miglior turnover cellulare ce l'abbiamo tra mezzanotte e le 4 del mattino, quindi utilizzare la vitamina E con questi poteri antiossidanti ci farà svegliare con un viso sicuramente più sereno più e più radioso. Luminoso. Esatto. Intanto ci sarà spazio anche per la solidarietà, anche questo è l'aspetto che spesso, anzi sempre, l'Istituto Nausica mette a disposizione, no? L'aspetto sociale, quello che veramente fa sempre piacere ascoltare, Rossella, anzi complimenti, quindi l'aspetto della solidarietà, perché il ricavato delle prime 100 scatole andrà per l'appunto all'associazione del maestro Gianni Maddaloni, che tra l'altro anche il maestro fa tantissimo per il territorio di Scampia, quindi fare sinergia sicuramente anche in questa maniera costituisce un valore aggiunto. Assolutamente, per noi è importante sostenere le associazioni che fanno veramente tanto. Gianni Maddaloni è un judoka che ha fatto della sua vita veramente motivo che ha fatto del suo sport motivo di vita, per una missione per se stesso e per tutti questi ragazzi che frequentano la sua palestra, e questo è molto importante, dà un grande valore alla nostra, un grande messaggio assolutamente, e quindi fare qualcosa per questa associazione, in particolare per Gianni Maddaloni, per noi è sempre un motivo di benessere. Ecco. Quindi il benessere che non è solo... Passa anche attraverso la solidarietà. Assolutamente. L'atto della generosità e della solidarietà. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto molto importante che vorrei evidenziare insieme a te oggi, Rossella, ovvero stiamo presentando le vitamine, la vitamina E, che tra l'altro è stata testata dall'Università Federico II di Napoli, che ha restituito delle risposte meritevoli, quindi ricevere da una grande eccellenza non può che restituire una maggiore fiducia nel volerle poi assumere. Assolutamente, questo è un motivo di grande orgoglio per quanto, come dire, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come azienda, perché aver trasformato il prodotto negli ingredienti e averlo mandato ad un'università tanto prestigiosa ed aver ricevuto l'attestazione. Tra l'altro c'è proprio dentro, all'interno del bugiardino, c'è proprio l'attestazione da parte dell'Università Federico II, quindi che va a certificare gli ingredienti che vi sono contenuti all'interno. Esattamente, quindi questo vuol dire che è un prodotto dermatologicamente testato, e questo veramente ci impreziosisce tantissimo come azienda e impreziosisce ulteriormente questo prodotto. È chiaro, noi ne abbiamo tre di vitamine, la vitamina E, la vitamina C e la vitamina A, ma questo restyling è partito dalla vitamina E, perché come dicevo prima è quella che va bene per tutti, e dal momento che è veramente molto faticoso, e io direi, lasciamelo dire, ci vuole anche tanto coraggio, perché abbiamo creato, va bene, rinnovato se vogliamo questo progetto in fase pandemica, quindi ci vuole anche tanto coraggio in questo periodo a fare queste cose, a prendersi la responsabilità di questi investimenti, e io direi decidere di non fermarsi, e già solo il fatto che l'università ci ha dato questa risposta così importante e come dire, ci ha dato la spinta motivo forte, di stimolo ulteriore per portare avanti, quindi il restyling l'anticipavi tu, anche delle altre vitamine, perché si parte con la vitamina E ma c'è anche la vitamina A e la vitamina C, quindi c'è anche il restyling nei tuoi progetti, di queste due vitamine che saranno sicuramente poi messe allo studio per la certificazione prossimamente. Nel frattempo ci siamo occupati della vitamina E, e già questo ci dà grande, come dire, ci ha dato grande grande orgoglio, orgoglio e fiducia e fiducia, esatto. Beh, Rossella, che dire, non finisci mai di stupirci con tutte le tue bellissime iniziative, che tra l'altro ci permettono di capire quanto la cooperazione
un'azione sinergica delle realtà del territorio, ecco, farla, promuoverla sicuramente fa bene e restituisce il benessere, ma soprattutto ci fa capire quanto la bellezza effettivamente possa andare oltre. Assolutamente, vorrei ringraziare a proposito di questo, delle sinergie, anche Gino Sorbillo, che ci darà la possibilità appunto il giorno 25 di poter fare questa piccolissima presentazione delle vitamine presso una delle sue sedi, quindi lo ringrazio perché si è reso disponibile e anche lui fa parte di questa sinergia veramente forte di bellezza, di benessere, di sport e quindi di buon gusto. Un'ultima cosa per chiudere sulle vitamine, se mi consenti, è cambiato anche il PEC. Ci ricordiamo che le vitamine erano delle pillole e abbiamo cambiato il PEC, è cambiata la struttura, va bene, del packaging, perché ci siamo accorti che con le pillole sì erano simpatiche, erano carine da vedere, però facevano sprecare tanto prodotto. Alle volte quell'unico ml era tanto per il viso e per il collo e quindi molto prodotto andava sprecato. Per evitare questo abbiamo aggiunto 2 ml a quelli precedenti, quindi non sono più 28 ml ma sono 30, ma basta veramente un unico click, come dire, un unico puff per poter accontentare tutto il viso di una donna ma anche di un uomo, perché sono vitamine che possono essere utilizzate da chiunque. Tra l'altro ricordiamoci, sono velocemente perché siamo in chiusura, anche dei tutorial sulla tua pagina social su Instagram, all'interno dei quali potrete sicuramente capire in che maniera possiamo attuare magari una skin care e quindi il massaggio anche della vitamina e come bisogna poi portarla sul nostro collo, sul nostro viso e sul nostro collo. Complimenti a Rossella Giaquinto, grazie, titolare dell'Istituto di Bellezza Nausicaa, per essere stata con noi e per averci spiegato in realtà che la bellezza va ben oltre per il benessere psicofisico e non solo. Grazie davvero Rossella, grazie a te, Mario. E ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattia 9, grazie.